Ben ritrovati dei followers della Fairy Family Film. Mi sono cresciuti i capelli oggi e recensisco la puntata di WandaVision, quinta puntata uscita questa mattina su Disney Plus. In realtà non mi sono cresciuti i capelli, semplicemente il fratello aveva altro da fare, sta facendo altro, e quindi la puntata oggi me la sono guardata io e la recensisco io. Come sempre, come le precedenti quattro puntate, anche questa recensione sarà divisa in due parti, non spoiler e spoiler. Cercherò di essere molto breve anche perché stiamo un po' in ritardo per vari problemi anche lavorativi, quindi cerchiamo di fare una recensione molto agile, molto sciolta. Allora, quinto episodio, abbiamo superato la metà. Cosa si può dire senza spoiler? È un episodio che funziona come gli episodi precedenti, quel dispiegamento e disvelamento, quel come dire, creparsi di questa realtà che Wanda ha creato, lo scopriamo nella scorsa puntata, tra terza e quarta puntata. Continua, potremmo dire, anche in questa. Le cose si fanno molto interessanti. Sono alcuni elementi, altri nuovi elementi che ci fanno drizzare le orecchie. Ci fanno fare dei collegamenti con il mondo Marvel, con l'universo Marvel, sia quello cinematografico sia diciamo quello parallelo, collaterale, che abbiamo visto anche in altre circostanze. Eccola, ecco, mettiamola così. È una puntata che diciamo si muove su due binari paralleli. Da una parte vediamo ancora una volta questa serie TV, abbiamo un altro salto temporale, direi anni 80, anni 90, la serie TV che avete per protagonisti Wanda, Vision e i due figli, i due gemelli che sono nati nella scorsa puntata, 2 puntate fa, e dall'altra parte quello che invece succede fuori, Westview, questo quartier generale dello SWORD con Darcy, Wu, tutti il quartier, diciamo, appunto, mobilitato dello SWORD, che sta cercando di capire cosa diavolo sta succedendo, cosa stia facendo Wanda, cos'è questa cosa qui di Westview, cosa sta succedendo, insomma. E la puntata si muove, rimbalza da una parte e dall'altra, cercare di spiegare, ecco, quello appunto che sta succedendo. Io direi che senza far spoiler, possiamo anche finire qui con 2 secondi per permettervi di andare. Se volete recuperare la puntata, non volete sentire di spoiler, intanto mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e iniziamo a fare qualche spoiler. La cosa più grande, o meglio, le cose più grandi che succedono in questa puntata sono due, sostanzialmente sono due i grandi colpi di scena, uno più di un altro, che succedono in questa puntata. Il primo colpo di scena riguarda, entrambi i dettagli riguardano Wanda, diciamo, però il primo riguarda lei personalmente. Wanda esce per la prima volta, vediamo questa serie TV, esce da Westview. Hanno fatto Lo SWORD ha mandato dentro questa cupola, questa realtà parallela, un drone. Wanda si è rotta le palle, è uscita, gli ha minacciato, basta, non venite più a rompere le palle, questo è il mio mondo, io sto bene, se non mi rompete io non vi rompo. Val poco dirle, guarda che stai tenendo in ostaggio tutta una città, cosa stai facendo, lei non vuole sentire, io sono felice, dice, voglio stare lì, dentro, lì è la mia vita. Il secondo colpo di scena è il cliffhanger praticamente dell'episodio, proprio allo scadere della puntata. Noi vediamo il fratello di Wanda. Non vediamo però il Pietro interpretato dall'attore che lo interpretava negli Avengers, nei film di Avengers. Vediamo il Quicksilver interpretato dal Peters, mi pare si chiamasse, dall'attore che lo interpretava nell'universo, diciamo così, X-Men, l'attore che noi abbiamo visto, il personaggio che noi abbiamo visto, mi pare, in un paio di film di X-Men. E questo è il grande colpo di scena che ci lascia diverse, diverse domande. La prima, banalmente, quello che dice Darcy quando lo vede, ma hanno fatto un recast, Wanda ha fatto un recast. Wanda in realtà sembra lei stessa estremamente colpita dall'apparizione di Pietro, suo fratello, lo riconosce come Pietro, è un attimo stupita, però poi lo riconosce, ecco, per cui non sembra tanto un ricast da parte di Wanda. Chi l'ha mandato lì? Chi è stato? Cosa può significare nell'economia della serie, di quello che succederà nei prossimi episodi, la sua presenza, la sua apparizione? A tutto questo si aggiunge poi anche un altro personaggio,
divisione, che inizia a farsi sempre più domande, ha scoperto il gioco di Wanda, potremmo dire, ha scoperto che tutta la realtà che lo circonda, tutte le persone che lo circondano sono persone controllate sostanzialmente da Wanda. Lo scopre all'inizio puntata quando la vicina di casa Agnes non dice niente del fatto che i due gemelli di pochi mesi diventano improvvisamente di 5 anni, poi di 10 anni, non dice niente quando Wanda fa apparire il guinzaglio del cane, scoprono il cagnolino, insomma, al lavoro poi si rende conto appunto che tutti i personaggi, tutte le persone che lo circondano sono guidate, sono sostanzialmente marionette, hanno subito non tanto un lavaggio del cervello, ma una riscrittura del cervello, una sovrapposizione, una sovrascrittura del cervello. Visione riesce a parlare con un collega, con un collega di lavoro e a, come dire, togliergli i veli dagli occhi, farlo parlare liberamente, si rende conto appunto che ci sia dolore e sofferenza, ecco come quella che Norm mostri sia una facciata, la facciata voluta da Wanda. C'è un contrasto molto forte, interrotto proprio dall'arrivo di Pietro, il fratello di Wanda, tra Visione e la moglie Wanda, in cui appunto Visione si chiede: ma stai controllando tutti, non puoi controllare anche me, quando in realtà sappiamo che verosimilmente Wanda sta controllando effettivamente anche lui. Veniamo a scoprire proprio da questa puntata come Wanda sia andata a recuperare il cadavere di Visione e l'abbia sostanzialmente resuscitato. Questa è una cosa che si trova nei fumetti della Marvel, la riattivazione di Visione, facendo anche su di lui però quel lavoro che ha fatto su tutti gli altri personaggi, tutti gli altri membri di questa sua messa in scena, di questo suo mondo parallelo. Solo che Visione se ne sta rendendo conto, se ne rende conto, non riesce a fare il passo successivo, lo dice esplicitamente: io non mi ricordo niente di prima del matrimonio. Lui si ricorda sostanzialmente di quando è venuto a Westview. Si rende conto delle anomalie, delle crepe che ci sono in questo mondo, ma non sa spiegare perché, o meglio, non sa capire cosa c'è dietro, il perché Wanda abbia fatto tutto questo. Non so, è possibile, non so se si arriverà al punto in cui Wanda effettivamente gli dirà: guarda, eri morto, ti ho risuscitato. Sostanzialmente c'è un momento abbastanza toccante in cui il cane dei due gemelli muore e chiedono alla madre: tu puoi aggiustare tutto, aggiusta anche il morto, risuscitalo. E lei esplicitamente dice: ci sono certe cose che non si possono fare, non si possono riportare in vita i morti. Ed è un momento molto toccante proprio alla luce di quello che Wanda stessa invece ha fatto con Visione. Chissà che non sia proprio questo momento a portarla insieme a quello che sta succedendo fuori, lo Sword, soprattutto Monica, che è il personaggio che ha un contatto diretto, poi un legame più forte con Wanda. Chissà che non porti anche Wanda a, come dire, una soluzione diversa, ecco, a cercare di sistemare le cose non in questa maniera. Insomma, un episodio che ci lascia diverse domande, soprattutto col finale, soprattutto con l'apparizione di Pietro. È lui il personaggio di cui si dice a un certo punto: dobbiamo andare dentro qualcuno, quartiere dello Sword. Viene detto: dobbiamo andare dentro qualcuno che non può essere cambiato, che non può essere migliorato. Stavano facendo riferimento a lui, quindi allo Sword che ha mandato dentro il fratello. Non sembra, perché Darcy, quando lo vede per la prima volta, rimane anche lei molto stupita della sua apparizione. Insomma, chi sta? Qual è il terzo personaggio, diciamo così, che è in gioco? Da una parte Westview, Wanda, dall'altra parte lo Sword. C'è un terzo a questo punto che speriamo la prossima puntata di capire chi sia. Chissà se a questo punto il personaggio di Pietro non sia l'unico personaggio che faccia una comparsata in questa serie TV. Insomma, la Disney ci ha abituato col recentissimo Mandalorian a buttarci dentro personaggi che provengano dall'universo e che ci lasciano stupiti. L'apparizione di Luke Skywalker alla fine della stagione, della seconda stagione di Mandalorian. Chissà che non possano apparire altri personaggi, perché no, qualche altro Avengers in questa serie, e che possano essere loro a convincere Wanda a, come dire, tornare sui propri passi, a sistemare le cose.
Lo vedremo, spero già, da venerdì prossimo. Per questa recensione è tutto, fateci sapere, fatemi sapere nei commenti se voi sapete qualcosa di più, magari siete lettori di fumetti, sapete dove potrebbe andare questa cosa, fatemi sapere se secondo voi sapete qualche risposta a questo interrogativo, chi ha mandato Li Pietro, come ci è arrivato Li Pietro, insomma, fatemi sapere se sapete qualcosa. Molto semplicemente. Iscrivetevi al canale, siamo in diretta su Twitch il martedì, parleremo di nuovo di questa puntata, insieme a mio fratello che la recupererà prossimamente, giovedì saremo in diretta su YouTube, oggi è venerdì, quindi Fairy Family Friday, seguiteci sui canali social, Instagram e Facebook, per rimanere aggiornati, sono varie sorprese proprio oggi e noi ci vediamo molto presto, probabilmente già domani, se non forse già nel pomeriggio, ma probabilmente già domani, con una nuova recensione della Fairy Family Film. Per il momento, ciao a tutti.